Seconda partita, prima vittoria per Consolo Team. E qui con me l'uomo partita Ragusa, Salvo. Prima vittoria, risicata, risultato 3-0, però alla luce di quello visto in campo meritata. Sì. Cosa ti senti dire? Sì, man mano delle partite stiamo amalgamando il gruppo, come abbiamo già detto la prima giornata, ancora eravamo sconosciuti uno con l'altro, c'erano nuovi membri, ora man mano capiamo il nostro modo di gioco e cerchiamo di vincere le partite. Ci siamo riusciti, oggi abbiamo portato 3 punti a casa. Ennesimo gol, quindi complimenti ancora. Buono l'innesto di Barbagallo, prima partita per lui doppietta, quindi come hai detto tu la rosa si sta andando via via consolidando e forse coincidenza comunque arriva la prima vittoria. Oggi anche come avete visto ci mancava il nostro portierone Cristian Sanfilippo, però non di meno abbiamo avuto Antonio in porta, ha fatto una buona prestazione e ha levato delle grandi palle dalla porta. E con l'innesto di Barbagallo è un uomo abbastanza, anche se è basso, ma è molto rapido e ci serve lì al centrocampo per recuperare palle e anche per smistarle. Grazie a lui abbiamo fatto il gol del vantaggio e poi segnato io e lui ha risegnato, anche se in un'azione io solo con lui contro il portiere non me l'ha data, però dai. Da buon attaccante vede solo la porta e non i compagni. Appunto, no, però ci sta, dai, ha tentato dopo l'impresa, ha saltato l'uomo, ha voluto provare e ci sta, dai, alla fine abbiamo vinto, perciò se prendeva il portiere me lo mangiavo. Vabbè, comunque allora è andata bene comunque, complimenti ancora e alla prossima. Grazie. Sono in compagnia di Simone Catania, portiere di Animenix. Oggi prima battuta d'arresto, effettivamente da fuori non è sembrata una grande partita, sembrate fermi sulle gambe o forse vi è mancata quella serenità che vi contraddistingue solitamente e forse anche un pizzico di cattiveria in attacco. In realtà mancavano gli attaccanti perché giocato Gabriele Guzzetta il primo tempo, che non è ormai una prima punta da tempo, e ha fatto il suo, poi si è fatto male a fine primo tempo e quindi abbiamo giocato il secondo tempo con Mirko Ragusa avanti, ha fatto quello che poteva, ma chiaramente non è una punta. E quindi avendo tante assenze ci siamo dovuti, loro erano un'ottima squadra, ci siamo dovuti arrangiare come meglio potevamo. 1-0 stavamo al primo tempo e se entrava qualche palla che magari è stato bravo il loro portiere, magari sull'1-1 ce la giocavamo. Chiaramente quando vai sotto il 2-0 senza attaccanti diventa complicato poi giocarsela. Da fuori è apparso anche che si è sentita l'assenza di Signorelli in difesa. Zappalà ha fatto il possibile, però secondo me non all'altezza del ruolo comunque di Signorelli. Sei d'accordo con me oppure... Onestamente no, cioè nel senso che io oggi sono migliore in campo perché qui ci sono state tante parate e quant'altro, però per come l'ho vista io e per come l'ho vista da dietro, Gaetano aveva davanti un attaccante fortissimo come Ragusa, che da anni qui è tra i migliori giocatori, e francamente non gli ha fatto fare quasi niente, su tutto l'ha anticipato quasi sempre, quindi onestamente penso che Signorelli l'avrebbe sofferto un po' di più perché più inesperiente rispetto a Gaetano. Poi è chiaro che Ragusa quando ti scappa ti fa gol, cioè non è normale, però secondo me Gaetano è stato eccellente oggi. Il problema oggi è stato probabilmente che davanti non avevamo la cattiveria giusta e non avevamo attaccanti materialmente. Vabbè, allora ti faccio dire i miei complimenti perché comunque vuoi non vuoi sei stato il migliore in campo, perché se il risultato non è stato rotondo è anche merito tuo che con le tue solite parate hai difeso quando hai potuto la porta, quindi complimenti ancora e alla prossima. Grazie.